sai trovato. Ma com'era Bologna allora? Bologna era la grassa, la dotta, la sguduriosa, la tortellina, la tortellona, c'erano le belle donne, ci sono ancora adesso, ma le belle donne bolognesi che sono sempre state famose per una fama anche un po' così, cioè fuori si ricordano le donne bolognesi per delle cose anche un po' crude delle volte, ed erano anche le foto, erano sempre un po', vedete queste due ragazze che camminano, c'era sempre qualcosa di fallico nelle foto, vedete la torre là di dietro e loro due lì, insomma erano un po', questa è una tipologia di ragazze di un certo tipo, ma c'erano varie tipologie delle donne di bolognesi in quegli anni 50, per esempio c'era questa, molto più misteriosa, nei portici fra l'ombra e la luce, con quei tacchettini che se finivano nella grata era finita, però belle donne, poi c'era anche questa che era la tipica donna che i mosconi, che erano quei due là, cercavano di corteggiare, avevano delle borsette che erano terrificanti, sembravano delle rame rotanti, con quelle lì c'era un'arma di difesa tremenda, e poi eravamo famosi anche, lo siamo ancora adesso, certi tabaccai, c'era, per delle cartoline terrificanti. Noi abbiamo sempre avuto, anche in quegli anni lì, questa fama delle donne, ma abbiamo messo fuori delle cartoline da vergognarci, delle cose terribili. Andiamo, proviamo a vedere per esempio questa, guardate che, ecco, allora Bologna e le sue specialità, tortellini, mortadella, poi ci sono delle grandi donne nude, andiamo in giro queste, ma ce n'è di peggio, guardate questa per esempio, guardate, questa è proprio, non sai cosa ti sei perso non venendo a Bologna, guarda, una che si apre così con le tette, le due torri qui, tutto, cose spaventose, di chissà cosa pensavano fuori di noi con queste. Somiglia a Serena Grandi, quella sembra quasi, no? E poi c'aveva, sì, e poi c'era anche, ce n'era una poi che era la regina delle cartoline, questa, Bologna e le tre specialità, torri, tette e tortellini, guarda che disastro, una vergogna terrificante. C'erano i film anche dove le bolognesi parlavano con quella S nei film, che era troppo, nei film anni 50, ma avevano messo in circolazione un film come questo, e lei e Lola e la ragazzola, guardate, al Rezzo con Agnès Pac e Giuliano Gemma, era un'epoca, perché bisogna cercare di capire dove nasce anche il calcio, in quest'epoca qui, una volta parlando alla squadra, disse, ragazzi ascoltatemi bene, parlava così dall'aria. Allora, per vincere, me l'ha raccontata Bulgarelli, per vincere ci vogliono tre cosce, perché non diceva cose, diceva cosce, ci vogliono tre cosce, volontà, disciplina, e poi non gli veniva la terza, e disciplina volontarosa, che era bravissimo, riusciva subito a girarla come gli pareva lui. Poi ogni tanto quando dettava qualche lettera alla signorina, aveva una segretaria che si chiamava signorina Sega, che era una bruttissima, tra l'altro, poveretta brutta, che lui le dettava le lettere, allora diceva, signorina Sega, allora scriva, cara Lanerosci Vicenza Egregi, vengo a voi con questa mia per comunicarvi che l'ordine... Poi lei intanto batteva, a un certo punto lui si fermava e diceva, signorina Sega, è molto che non abbiamo fatto virgola? Allora lei diceva, sì, un po', allora è virgola, diceva, poi andava avanti a dettare, perché era fatto così, era pazzesco, era un comico nato. Beh, quel Bologna però è proprio torrenziale, nel bene e nel male, e nel derby col Modena la squadra è una macchina da gol, finisce 7-1. Santarelli, che era il portiere di prima, andò a Mantova e arrivò Negri. Su Santarelli c'è una cosa che vi devo assolutamente raccontare perché è meravigliosa. Santarelli, che non era un granché come portiere, si prendeva molti gol, dicevano, i giocatori me l'hanno raccontato, che non ci vedeva di notte, cioè nelle notturne non vedeva niente. Una volta vanno a giocare col Vasas di Budapest,
Allora dice che avevano messo Ulisse Bortolotti, il massaggiatore, dietro la porta, che quando il vaso si attaccava diceva Attilio, Jeriven, 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 e lui andava fuori quando diceva Jeriven. Dopo 20 minuti era già 4-0 per gli altri, perché prendeva in mano la testa di Battisodo o di un altro, non vedeva niente. In settimana arriva il carico da 11, il Bologna è drogato. Ma quando? In quella partita in cui correvano tutti come cerbiatti contro il Torino? No, incredulità, sconcerto, rabbia, 5 giocatori dopati, Pavinato, Tumburus, Fogli, Perani e Pascutti. La piazza attende la sentenza di questo ricorso, andiamo a sentire in bottega da Villani. Bologna, ore 11.30, interno merceria signor Villani. Villani è il capo riconosciuto dei tifosi bolognesi. Chi entra gridando, animo, animo Bologna, ha uno sconto del 16%. Caro amico, ha svegliato anche il tifo dei più vecchi. C'è una donetta che tutte le mattine alle 8.30, 8.15, viene a chiedere il notizie del Bologna e lo stesso di questa famosa sentenza che tutti aspettano, ed è una ferrarese. È una ferrarese, dice Villani, pensate, arriva una ferrarese addirittura a chiedere, dice questo drogaggio all'inizio. Comunque le controanalisi lo dicono chiaramente, il Bologna è innocente. I 3 punti in classifica vengono restituiti, si torna a sperare, la gente corre in piazza, è una festa. Si interessano di calcio è qualcosa di più, un atto di giustizia reso ad uomini che erano stati accusati di slealtà in modo tale da gettare ombra su una città intera. Ora la gente è soddisfatta, non si parlerà più di una città drogata. Come vede, la sentenza della CAP è stata assolutoria per il Bologna, il Bologna è stato riconosciuto innocente e allora questa gallina verrà tenuta in vita fino all'ultimo respiro. La gallina di Barile, la famosa gallina, Barile era il tifoso, questa gallina diventò una mascotte, non l'ammazzavano più perché doveva essere quella che portava fortuna, poi più tardi mi hanno detto che la mangiò Nielsen, quello, vabbè, non so se è vero, comunque così. Dall'Ara va da Moratti, il presidente, anche se ha problemi di salute, è su di giri, sente che è arrivato il grande momento. Fra 4 giorni il suo Bologna può arrivare allo scudetto. Qualcosa gli dice che questa è la volta buona, ma quel Moratti gli sta sull'anima e comincia a rinfacciare i vecchi livori. Quando si mettono a parlare di premi, Dall'Ara cerca ovviamente, come d'abitudine, a abbassare la cifra, sbotta urlando, sbattendo i pugni sul tavolo. Voi ricconi, avete sempre ragione voi, poi si blocca. Una fitta al cuore. È un attimo sospeso nel destino, dopo un secondo un tonfo sul pavimento. Il general manager dell'Inter, Italo Allodi, aveva subito ricomposto la salma mentre la signora Nella abbracciava un corpo inanimato. Torre di Quinto, mezzogiorno. L'allenamento è appena finito, i giocatori sono sotto la doccia. Arriva la notizia, Dall'Ara è morto a Milano. Franco Janic scoppia in lacrime. Haller dice morto mio grande papà. Capitan Pavinato urla, l'hanno ammazzato, questa è la verità. E Bernardini si copre la faccia scuotendo la testa disperatamente. Roma, 7 giugno 1964. Ore 17.45. Una calura insopportabile. Il sole ancora alto, ancora a picco in quel tardo pomeriggio romano. I giocatori dell'Inter boccheggiavano e al collo portavano fazzoletti pieni di cubetti di ghiaccio. Respiravano un po' meglio quelli del Bologna, rinfrescati da uno speciale olio mentolato. Prima della partita, un minuto di silenzio
per ricordare la memoria di Dallara. Poi si gioca. Brutta partita, ritmi lentissimi. Risultato finale: Bologna 2, Inter 0, gol di Romano Fogli e Dondolo Nilsen. Dallara non c'era, ma c'era. Dallara c'è. Buonanotte, commentator Paradiso. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi soffi.